Credo di essere, di essere realista, bisogna essere soddisfatti per la prestazione, bisogna essere soddisfatti perché i ragazzi hanno fatto vedere che la strada è quella, che abbiamo un'identità, che abbiamo concesso poco, che abbiamo fatto la nostra partita, che gli siamo ripartiti, che abbiamo cercato di fargli male, ci siamo riusciti. Poi di fronte avevamo una squadra, ripeto, di un livello molto molto alto, una squadra che in questo momento è lì per altri motivi, quindi credo che la prestazione ci sia stata e che bisogna essere soddisfatti per quello che i ragazzi hanno fatto vedere in campo. Ma la puoi considerarla un po' un'occasione persa per come sarà messa? No, io credo che l'occasione sia stata sfruttata in pieno, perché parto dal presupposto che la prestazione c'è stata, i ragazzi gliel'ho detto, per noi questa è una grandissima occasione, non dobbiamo avere rimpianti a fine gara e sinceramente noi non abbiamo rimpianti, dico la verità, le stesse parole ho detto alla squadra, noi per noi è una grandissima occasione, però non dobbiamo avere rimpianti fine gara e secondo me oggi noi non abbiamo rimpianti perché abbiamo fatto tutto e i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano. Il gol poteva fare qualcosa di più nell'occasione dell'episodio di Aite? La devo rivedere, sicuramente quando c'è un gol o è per bravura dell'avversario o per qualche errore nostro, chiaramente. Non voglio dare giudizi perché non l'ho vista bene, però chiaramente probabilmente qualche piccolo errore potremmo averlo commesso nel momento in cui ci ha messo una palla così morbida. Quindi bisogna vedere, non l'ho rivista, la devo rivedere. Saremmo stati spiazzati sicuro, perché magari non ci aspettavamo una situazione del genere. Chiaramente non possiamo essere perfetti per 90 minuti, ci vogliamo riuscire. Probabilmente ci manca qualcosa da questo punto di vista, però dobbiamo essere, ripeto, realisti e capire che i ragazzi stanno dando tutto quello che hanno. Poi probabilmente lo sappiamo, l'abbiamo visto con la Feralpi, non possiamo essere perfetti per 90 minuti perché io anche oggi non ricordo grandi parate del nostro portiere, quindi stiamo cercando di concedere veramente poco agli avversari, e avversari di una caratura molto molto elevata. Qualcosa che vi manca, mister, forse un pittico di personalità, nel senso se andate avanti nel punteggio, poi però sempre che loro classero, niente di che, magari vi siete schiacciati un attimino, non so se subentra magari un pittico di timore, appunto manca un po' di personalità per tenere comunque se la squadra un pochino più alta, poi magari portandoli dentro l'area, appunto, o non avendo creato un grosso pericoli, magari qualcosa poi arriva, no? Ma io non direi personalità, perché i ragazzi hanno dimostrato che comunque la partita la sanno fare, hanno ribattuto colpo su colpo. Chiaramente ci sono le fasi di gioco, ci sono gli avversari che in certi momenti ti impongono di giocare in determinato modo. In questo momento noi veniamo da un periodo che sappiamo particolare, un momento dove noi ci dobbiamo tirar fuori, quindi chiaramente ci sta a soffrire. Noi dobbiamo avere la capacità di saper soffrire per tutti i 90 minuti, 95 minuti. Non chiamerei personalità, chiamerei che solamente che bisogna cercare di avere questa attenzione per tutti i 95 minuti. Però dalle tue parole mi pare di capire più un punto guadagnato che due persi. Io penso che comunque sia un punto in questo momento a noi chiaramente è importante, come si era messa la partita non posso negare che c'è un filo di rammarico, perché magari vedevamo il risultato vicino, però non posso imputare niente alla squadra, ha fatto tutto quello che doveva fare. Una cosa che ti chiedo è, diciamo, andare tra virgolette alla sveglia, essere uno dei più giovani, no? A volte si è procurato rigore e alla fine, pur nonostante appunto uno dei più giovani e quello che forse in campo ha anche maggiore sfrontatezza, no? Forse gioca, non so, più a testa libera proprio per l'età che ha, no? Quindi... Ma sì, per noi è trascinante il suo modo di giocare, per noi è, da questo punto di vista è un punto di riferimento, perché ci permette di fare sia fase di un possesso che la fase di possesso molto bene, quindi per noi è un valore aggiunto, ma lo sappiamo, quindi
e anche perché, anche se ha un'età molto giovane, riesce a trascinare gli altri, quindi è una cosa positiva per noi, è un valore aggiunto. L'ultimo, a un certo punto ti ho visto arrabbiati in maniera abbastanza vivace con Volpe, no? Anche dicevi, insomma, anche automatici allungare, no? Facevi segno di allungare, sì. Forse magari portava lui tante forze a venire dentro il campo, no? Questo forse la prima punta non, sì, non è proprio nelle sue corde, quindi forse chiedevi di fare altri movimenti rispetto a quelli che stava facendo. Sì, sì, no, lui è molto bravo, stasera secondo me è stato molto bravo in fase di sostegno, ha fatto molto il collante tra la difesa e il centrocampo e ha fatto un buon lavoro di rifinitura perché è stato molto bravo, però in certi momenti lui deve attaccare la profondità perché queste squadre che ti vengono a aggredire così alte concedono tantissimo e l'avevano preparato in questo modo qua. Poi sì, mi sono incazzato per questo motivo qua, ma fa parte dei momenti della partita. Sì. Quello di Volpe per dirvi la figura invece stavolta ha tirato carte per motivi perché non conoscevano le carte o... No, Robby è il rigorista, quindi quando c'è Robby in campo di solito calcia sempre Robby, però Volpe ha fatto gol sabato, deve essere contento. Quanto ha scombinato l'infortunio di Petti e come sta? Si è fatto un bel taglio, adesso è al pronto soccorso, si è fatto un bel taglio sulla fronte, sì. Voleva anche rientrare, c'era un taglio. Sì. Beh, dopo alla fine chiaramente oggi sugli esterni non avevamo tantissime scelte, però abbiamo cercato di muovere qualcosa e i ragazzi che sono entrati secondo me hanno fatto molto bene. Quindi ho provato sì, a mettere Sisi a sinistra. Però nelle difficoltà i ragazzi hanno risposto alla grande. Piano piano dovevamo guarire, quindi il fatto di essere riusciti a recuperarla è un buon segnale e dobbiamo partire da questo segnale, il fatto che la squadra è rimasta sempre in partita, ha provato a giocare, abbiamo creato rischiando praticamente niente, obiettivamente abbiamo rischiato veramente molto molto poco, però questa è una squadra che deve dare di più, che può dare di più. Può, considerando la potenzialità che ha questa squadra. Abbiamo visto che dopo il gol, comunque sia, ecco, c'è stata una reazione di giocatori del Ternana. Per forza, i ragazzi vogliono migliorare assolutamente questa situazione, quindi questo è sicuramente un aspetto molto positivo. Questa c'è un po' di paura o un po' di timore, nel senso, forse mentalmente non eravate liberissimi o sbaglio? Ma questa è un po' la costante di questo ultimo periodo, anche prima del mio arrivo, e quindi sicuramente la voglia di fare, che spesso non è coincisa con il risultato, mette un po' di apprensione, però il calcio è uno sport dove bisogna divertirsi, dove bisogna giocare e quindi dobbiamo ritrovare questa grande voglia di giocare. È stato un primo negativo e positivo, ha causato il rigore, poi si è fatto sanzionare siglando un nome. Sì, non doveva causare il rigore, ha fatto un rigore un po' ingenuo, ne è consapevole perché già in spogliatoio ha ammesso, no, di aver fatto un errore proprio di valutazione di quello che poteva fare, in quella situazione devi accompagnarlo, devi accorciare il passo, lui era col passo lungo, il giocatore appena sterzato, lui è andato con la stessa velocità con cui stava correndo verso la porta e quindi in questo senso bisogna riuscire a leggere la situazione e comportarsi di conseguenza. Poi dopo è stato bravo a fare gol, a mio avviso sicuramente meritato, però ripeto,
è un inizio e dobbiamo continuare. No, io non parlo di obiettivi, non, è l'ultima cosa che mi sentirete dire. Noi dobbiamo migliorare questa posizione velocemente, ma compatibilmente con quelle che sono le situazioni che si creano partita dopo partita. Sarei non corretto nei riguardi di nessuno dire no, noi dobbiamo crescere, migliorare e in consapevolezza soprattutto. Per come si era messo, soprattutto sapendo che loro non erano in un buon momento, sono una squadra che era stata creata all'inizio per, anzi forse era stata creata per la Serie B addirittura, o comunque per stare nelle posizioni alte della classifica, e a pochi punti da noi, quindi sicuramente è una squadra che deve fare punti. Sapevamo che per loro era un periodo difficile, quindi dovevamo approfittarne. Per quello è un grosso peccato, perché per come si era messa la partita sicuramente sono due punti persi per noi, perché comunque noi siamo partiti umili, sapevamo che è una squadra forte, ma dovevamo sfruttare l'episodio, l'abbiamo sfruttato. Poi si è rimasti compatti fino alla fine, peccato prendere gol su una disattenzione generale. Adesso in mente ce l'ho, mi sembra calcio d'angolo, respinta, e qualcuno è rimasto a terra, qualcuno è salito, qualcuno guardava la palla, qualcuno, non ci siamo mossi bene in generale tutta la squadra. Ha messa subito sul secondo palo e dopo lì non so, anche perché sul tiro di testa sembrava che il portiere potesse arrivarci, magari l'ha battezzata fuori e ha colpito il palo, è entrata. Mancavano 5 minuti, cioè ci è capitato di prendere gol così anche a San Benedetto. E un po' leggero, no? Sì, sono leggerezze che purtroppo contro giocatori di questo calibro capita. Quindi diciamo che la prestazione c'è, no? Forse manca sempre quel dettaglio, no? Alla fine in Serie C, cioè più vai su, sali di categoria, più i dettagli fanno la differenza. E infatti si è visto oggi, perché abbiamo giocato contro una squadra che aveva una rosa sicuramente non da Serie C. E singolarmente, anche messi insieme, sono una buona squadra, anzi un'ottima squadra. E loro hanno sfruttato la nostra, secondo me, unica disattenzione, perché alla fine quello che hanno creato l'abbiamo sempre difeso bene, abbiamo sempre fatto bene sia una buona fase difensiva con non solo con il reparto difensivo, ma anche partendo dai centrocampisti e attaccanti. E un punto non si butta mai via, perché adesso il nostro obiettivo principale è la salvezza, quindi ogni punto è sempre un mattoncino verso il nostro obiettivo. Però, come ho già detto, per come si era messa, forse un bicchiere mezzo vuoto, perché in casa abbiamo sempre fatto delle buone prestazioni. L'unico capolo abbiamo avuto recentemente con la Ferrari Pesolau. Sappiamo che in casa dobbiamo essere perfetti dall'inizio alla fine, cioè fino al 90esimo e anche oltre. E perché ogni disattenzione può essere fatale, come è successo oggi. Quindi alla fine penso sia un bicchiere mezzo vuoto, perché siamo usciti tutti delusi. Sì, ho creduto sì, perché sinceramente c'era lo spirito giusto in partita e quindi pensavamo di poterla portare a casa, di fare questi tre punti che sarebbero stati fondamentali. Ecco. Quindi c'è un po' di rammarico per il risultato finale, però c'è da dire che abbiamo giocato contro una squadra forte, nonostante magari le difficoltà che hanno nell'ultimo periodo, però l'abbiamo giocata penso alla pari. Magari il pareggio è il risultato giusto, ovviamente per come si è messa speravamo di portare a casa il bottino pieno, perché sarebbe stato qualcosa di importante per noi. Come valuta la tua prestazione? No, ma è una mia personale, guarda, nel senso in generale di squadra, secondo me abbiamo fatto una partita sicuramente applicata e attenta, abbiamo curato i dettagli nella preparazione della gara e così alla fine è stato in partita. E sono contento poi, vabbè, per il rigore, che comunque a livello personale mi fa solo che piacere. Il prossimo turno è stato Tirol, no? Hai giocato lì, giocavo in Turno, che ricordi hai di quell'esperienza, che parli di te?
Allora, personalmente è stato sul Tirol è stato il mio primo anno nei professionisti, comunque in Serie C, e è stata un'annata dove ho giocato poco, ho avuto poco spazio, però comunque è stata molto formativa e ho comunque dei bei ricordi, ho lasciato tanti amici lì, anche se magari qualcuno poi, adesso sono in pochi in realtà che giocano lì, e sabato andiamo a incontrare una squadra che è in salute, che sta facendo bene, che fa un gran calcio, e sarà sicuramente una partita difficile da giocare, però comunque arriviamo anche noi da un periodo dove arriviamo dalla vittoria con l'Imolese, che ci ha dato fiducia, anche la partita di oggi ci dà grande autostima, quindi sabato arriviamo lì belli carichi e cerchiamo di continuare il nostro percorso. Chiedo soltanto quanto ti spiace, quanto pesi perdere una partita nella quale sei rischiato veramente poco, giocata contro una squadra di difficoltà, seppur la Ternana, per un episodio che costa, no? Sì, no, allora, ovviamente noi abbiamo fatto una partita dove abbiamo curato veramente ogni minima cosa e sappiamo che contro queste squadre, se tu concedi anche mezza cosa, te la fanno pagare. Quindi sì, c'è stata una leggerezza, una piccola disattenzione, ed è quello che noi dobbiamo toglierci per poter appunto prenderci quei punti che meritiamo, perché facciamo, per come lavoriamo durante la settimana e per come poi ci applichiamo durante le gare, probabilmente ogni tanto meritiamo di più, e dobbiamo toglierci un po' queste disattenzioni che alla fine ovviamente all'interno della gara, all'interno del campionato, ci fanno perdere dei punti che per noi sono fondamentali. Quali punti forti e visione dell'Atalanta? Ma la Ternana ha dei giocatori in rosa che hanno comunque già una carriera alle spalle importante e continuano comunque a dimostrare di essere dei validi giocatori, e quindi ovviamente poi parla il campo e non la carta, però hanno una qualità nei singoli importante, hanno un passo, una fisicità importante e hanno dei giocatori che se gli concedi mezzo metro ti possono fare la giocata, ti fanno la differenza, ti fanno gol. E quindi comunque è una squadra che in Serie C è una squadra forte, adesso ha delle difficoltà attualmente, però comunque rimane una squadra forte. Posso fare solo due parole per Petti, perché dato che non so se l'ha già fatta qualcuno o meno, però dato che è un professionista esemplare e che è un ragazzo che ha scadenza di contratto e si allena al 120% e ci mette la testa, veramente ci mette la testa in partita, quindi facciamo un saluto da parte di tutta la squadra e sappiamo che adesso è in ospedale, adesso non sappiamo bene l'entità dell'infortunio, però sappiamo che è in ospedale, però insomma che guarisca in fretta, ecco, perché è importante in campo e all'interno dello spogliatoio.